Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e oggi parleremo di fotovoltaico e un prodotto nuovo. Prodotto nuovo, ragazzi, appena ricevuto. Qui dentro. Andiamolo ad aprire, ragazzi, facciamo l'unboxing veloce. E allora intanto io mi scuso perché ultimamente sono un po' assente dal canale, lo so, è vero. Prima eravate abituati almeno un video ogni due giorni, però ragazzi ultimamente sono tanto incasinato che dei grossi progetti che richiedono tantissimo tempo e purtroppo, tra parentesi, la mia presenza tutti i giorni. Spero in breve di terminare e poi ragazzi riniziamo con i video. E allora, sulla spedizione posso dirvi che Amazon si migliora ogni giorno che passa. Arrivato in un giorno dalla partenza. Cosa c'è qui dentro? Ragazzi, qua dentro c'è una chiccheria tecnologica che piacerà a tantissimi di voi. Lo abbiamo già visto nei video di circa due mesetti fa. Questa, ragazzi, è la confezione. Ok? Vado a togliere la soglia, via, cavetteria di potenza, cavetteria di uscita con innesto più voltmetro, amperometro, wattmetro da pannello, in più un altro connettore di uscita con questo, sì ragazzi, questo è un micro inverter, lo hai già letto dal titolo, dalla descrizione del video. Questo è un micro inverter particolare perché, ragazzi, è manuale di istruzioni, fogliettino di ringraziamento, e perché, ragazzi, oltre ad essere gigante, ma è normale, ragazzi, perché questo è un combo inverter, o meglio combo micro inverter. Eccolo qui, ragazzi, combo micro inverter 230 volt. Perché combo? Perché ha due ingressi per due pannelli solari fotovoltaici, potenza massima 600 watt. Qui va il primo pannello, qui va il secondo pannello e qui, ragazzi, abbiamo le uscite. Guarda, qui puoi andare a collegare gli accessori in dotazione, idem anche da questo lato puoi andare a collegare gli accessori in dotazione. La perfezione, questa è l'uscita, come abbiamo visto prima, sembra un'antenna ma antenna non è, da qui uscirà la 230 volt. Andiamo a connettere un altro componente che è questo qui. Questo è un plug and play, sì ragazzi, sì, è un plug-in, cioè un impianto fotovoltaico che si connette al tuo impianto elettrico dell'appartamento e valgono tutte le regole che abbiamo visto negli scorsi video, ma se ancora non le hai visti vi invito ad andarli a vedere. Vi posso dire solo che questo funziona solo ed esclusivamente se c'è la presa attaccata alla rete, ma non per qualcosa, perché tramite questa presa lui andrà a leggere la frequenza dell'onda sinusoidale della 230 volt e andrà a inviare in uscita l'energia elettrica alla tua abitazione. In più, se va a mancare la luce, cioè l'energia dal tuo ente fornitore energetico per un blackout totale, lui in automatico sentirà che non c'è la rete esterna e si va a chiudere, così da proteggere chi lavora fuori da casa tua, ok? Perciò è tutto automatizzato, tutto automatico. Questi sono i ganci. Ok, qua puoi mettere delle viti, dei tasselli o agganciarlo proprio alla struttura dei pannelli solari fotovoltaici. C'è eventualmente anche questa, che è una sorta di iprolunga,
prolunga che è maschio maschio, che puoi andare a mettere sia in uno che nell'altro. Come abbiamo detto, può lavorare sia con due pannelli che con un pannello. Basta andarli a mettere qui con i suoi connettori e questo, ragazzi, funziona immediatamente. Fotovoltaico, eccolo qui, input 300 watt massimo, 300 watt nominale, però se poi si arriva a un 300 e qualcosa non fa nulla. E qua l'uscita, perfetto, idem anche di qua. Allora, ragazzi, qui in mezzo c'è un LED spia di segnalazione, rosso protezione, perciò se se ne va in protezione accende rosso. Messa a terra della struttura. E poi, per quanto riguarda i laterali, ha un altro specie di LED anche qui su questo lato. Allora, ragazzi, se dobbiamo utilizzare un solo microinverter, ok, perciò 600 watt max, dobbiamo utilizzare solo il connettore di uscita, ok, che è questo. Se invece abbiamo un impianto con più pannelli, vogliamo andare anche per esempio a un kilowatt e mezzo, questo, se non sbaglio, fino a 9 microinverter possono essere installati in cascata. E come? Tramite questo. Lo apri e vai a connettere l'ingresso di questo, perché questo è ingresso, con l'uscita dell'altro, ok? E vai avanti, 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 connessi in cascata. Poi ci sarà l'ultimo che andrà a connettersi nell'appartamento. Però, ragazzi, un consiglio: non andate oltre ai 600 watt. Già 600 watt è un'ottima potenza, anche perché se vai a vedere gli altri miei video dedicati a questa tecnologia, scoprirai che non hai la libertà piena e individuale di poter fare ciò che vuoi. Perché? Perché questo non è un impianto ad isola, cioè non sei tu staccato dalla rete, ma qui sei connesso alla rete esterna. ARERA, che è uno dei legislatori, ecco, chi mette le regole in questi settori, devi fare un impianto con inverter e connesso in rete e sei sotto gli 800 watt, puoi anche farlo, però devi mandare una documentazione scritta dove appunto dici ad ARERA che in quel contatore, ok, c'è connesso un micro inverter. Sotto i 300-350 watt non c'è bisogno, ragazzi, neanche di questa documentazione. Perciò questo sta a significare che se non vuoi uscire pazzo con documentazioni, invio o altro, accontentati di un solo pannello. Se invece vuoi fare qualcosa in più, vuoi più potenza, collega due pannelli, massimo 50 volt come picco di tensione d'ingresso dei pannelli e massimo 26 ampere corrente da entrambi i pannelli, ovviamente. Detto questo, ragazzi, lo vedremo più avanti, lo proverò, lo utilizzerò, vediamo se riesco. L'unica pecca di questi sistemi, ma va bene, è nella loro natura, perché sono inverter connessi in rete, senza rete esterna non funzionano. Questo perciò sta a significare che in una baita senza energia elettrica questo non va bene. Lì bisogna fare un impianto con batterie, o meglio, un impianto con inverter off-grid, sconnesso dalla rete. Sotto in descrizione ti lascio, ragazzi, il link. Qui ti ripeto le componentistiche che ti danno loro in dotazione: la presa, il display, dove ti andrà a indicare quanta potenza, quanta corrente ti sta producendo il tuo impianto, la tensione, la corrente, tutto. Già tutto innestato, qui dovrai andare semplicemente a inserire il tutto dentro una cassetta di derivazione plastica per uso esterno, e questo metterlo a casa tua, nella presa asciugo di casa
tua, connessi ovviamente anche gli inverter. Niente ragazzi, per questo video è tutto, io ti ringrazio, iscriviti al canale, continua a seguirmi, abbonati al canale, mi raccomando, supportami e andiamo avanti. Ah, in dotazione ci sono anche queste, le vidi, bulloni, rondelle e quant'altro. Ciao ragazzi, a presto.